In particolare di Ascoli-Livorno con la vittoria netta degli Amaranto per 4-1. La sintesi è di Luca Moriconi. Silva esclude a sorpresa Loviso ed inserisce Russo sulla linea mediana al fianco di Di Donato e Fossati. In avanti spazio a Zaza e Fekzesin. Nicola punta su Paulinho e Dionisi in attacco, supportati dall'ex Belingheri. Difesa a tre con Bernardini, Emerson e Lambrughi. Arbitra Tommasi di Bassano del Grappa. Parte subito l'Ascoli che al decimo minuto ha la prima occasione dell'incontro con un assist di Pasqualini sul quale si inserisce Zaza. L'attaccante prova il tiro in porta ma il suo diagonale sfiora il palo alla sinistra di Fiorillo e si arrabbia Fekzesin che era in posizione migliore del compagno per inquadrare la porta. Il Livorno prova a rispondere con Paulinho, è lui a sbucare all'improvviso su un cross da angolo di Belingheri, l'incornata finisce però fuori. Contropiede dell'Ascoli al 26esimo. Scattarella salva la porta di Fiorillo di petto mandando in angolo il cross di Scalise per Zaza. Il Livorno alza il ritmo al 28esimo, destro di Potenza di Gemiti controllato senza problemi da Guarna. Dall'altra parte Zaza prova a fare tutto da solo con una serie di numeri ma poi sbaglia il tiro che si impegna sulla traversa. Ancora Zaza stavolta dalla distanza impegna con un tiro di Potenza Fiorillo costretto al tuffo. Con le immagini montate da Luca Dubinelli andiamo nella ripresa dove al secondo minuto Scalise vede Zaza ben piazzato in aria livornese. Cross preciso, anticipato però da Bernardini che manda in angolo. Occasioni sprecate per un Ascoli troppo inconcludente che paga la migliore controffensiva a Amaranto al 13esimo. Parte da sinistra un traversone preciso di Gemiti che trova dall'altro lato Schiattarella. Conclusione al volo del centrocampista che con il destro beffa Guarna per l'1-0. Ed ecco l'esultanza per l'ex giocatore dell'Ancona. Silva decide di correre subito ai ripari e di inserire una terza punta giocando la carta Drameda poco recuperato. L'Ascoli si allunga in avanti e reclama un rigore per un contatto tra Lambrughi e Scalise in area Amaranto. Per l'arbitro invece c'è simulazione da parte del centrocampista bianconero che con il secondo giallo esce dal campo. Tutta in salita la partita ora per i padroni di casa costretti a gestire in 10 il pressing livornese che si trasforma ancora in gol al 25esimo. Triangolazione precisa tra Paulinho e il nuovo entrato Siligardi, uno scambio che manda in tilt Guarna trafitto dal tiro al volo del brasiliano. Si alza il ritmo della partita con l'Ascoli che non molla e su un capovolgimento di fronte accorcia le distanze. Fekzesin sfrutta un lancio dalle retrovie e supera Fiorillo con un destro incrociato. Al 29esimo l'Ascoli recrimina un calcio di punizione per un fallo su Zaza. Tommasi non è d'accordo e iniziano e qui le pesanti contestazioni della curva sud. I bianconeri provano a spingere per il pareggio ma al 34esimo restano in 9. Rosso diretto per Faisca che atterra Siligardi al limite dell'area. Per l'arbitro era chiara occasione da gol. A questo punto saltano tutti gli schemi ma saltano anche i nervi alla difesa bianconera. Presti a terra in area Luci, per l'arbitro è fallo da rigore tra i fischi dei tifosi bianconeri che continuano a contestare la direzione di Tommasi. Dal dischetto Siligardi firma il 3-1. Non è finita, il Livorno dilaga sugli spazi vuoti che l'Ascoli non riesce più a gestire, così al 42esimo arriva il quarto gol che porta la firma di Dell'Agnello, suo il tocco al volo che appoggia in rete, l'ennesimo cross di Gemiti. C'è tempo per un altro rigore, stavolta concesso all'Ascoli per atterramento in area di Zaza, inutile però perché Fekzesin si fa parare il tiro da Fiorillo. Dunque, l'Ascoli non spazza via le polemiche che erano nate 7 giorni fa dopo la sconfitta 2-1 contro il Grosseto, anzi le polemiche adesso in casa bianconera aumentano, vedremo cosa dirà nei prossimi giorni Silva, non vale più nemmeno il fattore campo. Continua invece la galoppata nei piani alti della classifica del Livorno, per noi il migliore in campo è Gemiti degli Amaranto per le occasioni che riesce a creare agli attaccanti livornesi. Allora ripetiamo il risultato al Del Duca di Ascoli Piceno, il Livorno batte 4-1 l'Ascoli e la linea può tornare a Roma ad Alberto Rimedio.